della città. Bene, questa attività che è resa possibile grazie alla generosità di molti agricoltori. Già abbiamo fatto un primo passaggio qualche tempo fa con gli agricoltori e quindi io li ringrazio ad uno e credo che ci sarà possibilità e occasione a virus sconfitto di poter fare una bella iniziativa, una bella cerimonia di ringraziamento qui a loro, a tutti coloro i quali partecipano a questa attività di sanificazione delle strade cittadine. Ringraziamenti anche alla Protezione Civile, alla cooperativa SIS e alla società IGEA SRLS che appunto renderanno possibile questa attività di sanificazione. L'attività di sanificazione si svolgerà in 3 giorni, parte da domani, lunedì 6 aprile. Verrà sanificato il centro storico e le periferie, quelle esterne a Viale 2 Giugno, Corso Leone Mucci, Via Di Vittorio e Via Giustino Fortunato. Ripeto, il centro storico domani, il centro storico e le periferie che stanno al di là del giro esterno, dell'anello esterno, dal limite esterno rappresentato da Viale 2 Giugno, Corso Leone Mucci, Via Corso Di Vittorio e Via Giustino Fortunato. Inoltre, sempre domani, 6 aprile 2020, verranno sanificati gli spazi antistanti centri commerciali, postali e le banche. Martedì 7 aprile 2020, dopodomani, l'attività di sanificazione riguarderà il centro urbano dal giro esterno a Viale 2 Giugno, Corso Leone Mucci, Via Di Vittorio e Via Giustino Fortunato. Per intenderci, verrà sanificata l'area che sta al di qua di questo limite esterno, questa anulare, diciamo, rappresentato da Viale 2 Giugno, Corso Leone Mucci, Corso Di Vittorio e Via Giustino Fortunato. Mercoledì 8 aprile 2020 la sanificazione sarà fatta nella zona di Via Soccorso, nella zona PIP, nel centro urbano, da Via Di Vittorio a Via Soccorso e Via Montello. Quindi diciamo che andiamo a coprire un po' tutta la città. Facciamo un secondo passaggio di sanificazione. Naturalmente questa attività è resa possibile, come detto, a tanti agricoltori che partecipano alla Protezione Civile e a questi due imprenditori, a cui va sicuramente il mio ringraziamento.